Seconda vittoria consecutiva per la Infodrive Capodorlando, che alla Infodrive Arena batte Ragusa per 69 a 57 nel recupero dell'ottava giornata del girone B del campionato di Serie B. Con questa vittoria l'Orlandina sale a quota 10 punti in classifica, a pari punti con Monfalcone, Padova e Brianza, prossima avversaria dei ragazzi di Coach Robustelli, sabato sera alle ore 20:50 nell'ultima gara del 2022. Una gara mai in discussione con la Infodrive che scappa via al rientro dagli spogliatoi ed amministra nell'ultimo quarto, portando a casa la seconda vittoria consecutiva, grazie ai 21 punti di Vecerina, agli 11 di Sandre e ai 10 di Passera e Baldassarre. Beh, da parte nostra è stata una buona partita, è stata decisa da alcuni dettagli importanti. Ora non ho lo scout, ma credo rimbalzi offensivi e delle palle perse che ci hanno condannato a una sconfitta che secondo me non meritavamo dal punto di vista del punteggio. Sapevamo che andavamo a giocare contro una squadra di giocatori esperti che nel momento importante ha saputo dare la palla ai suoi uomini e cavalcare l'onda, vedi Sandri. Noi siamo una squadra di giovani e questo è un campionato dove chiunque gioca contro di noi dice che è sempre più giovane di noi, invece noi siamo una delle poche realtà giovani insieme a Bernareggio e quindi bisogna accettare gli errori. Sono qua io, non c'è coach Rodolfo per problemi che ha avuto a casa, quindi gli siamo tutti molto vicino, con la squadra, la società e penso anche i tifosi. E seconda partita che vinciamo consecutiva in casa, sempre in controllo, una squadra che si sta mano a mano amalgamando e compattando. Direi che è una vittoria anche per il pubblico e per la dirigenza. Dobbiamo continuare a lavorare sodo, domenica ci aspetta una trasferta importante per chiudere quest'annata e per migliorare la classifica in cui siamo. Posto così.